Bella a tutti ragazzi e benvenuti qui in un nuovo video. Siamo in un posto un po' particolare, ma adesso vi spiegherò perché. Innanzitutto questo è un video diverso dagli altri, non è un gameplay, non è una sorta di vlog. Come avete letto dal titolo, ha un titolo un po' particolare e ho visto che da qualche anno a questa parte, e quando è stato scoperto che PewDiePie riesce a guadagnare grazie a YouTube circa 4 milioni di euro l'anno, volevo parlare un po' di quello che è stata la nostra esperienza sul canale. Cambio mano perché mi fa male. Secondo me era giusto farvi vedere quello che è stato il nostro traguardo proprio a livello fisico, di tutto ciò che ci siamo conquistati e grazie a tutti i soldi che sono arrivati tramite la partnership YouTube. Ho deciso di farvi vedere quello che è la casa che siamo riusciti ad affittare. Allora, questo infatti che state vedendo è una parte della casa, l'avevamo chiesto a Open Space e infatti è così, perché a noi ci piace vedere l'orizzonte quando facciamo i cazzi nostri. E effettivamente è Open Space, molto Open Space. E abbiamo installato la zona solarium e di fianco d'inverno abbiamo messo una specie di stufa molto molto antica adatta da accendere nel caso in cui si voglia stare fuori ma col caldo. Vedete, c'è anche il conciliare della natura con il benessere. Vedete, questo è costato un sacco di soldi. Per di Amazon lascia sempre i pacchi davanti a casa nostra, incredibile. È la zona dove registriamo i nostri gameplay, infatti questo qua abbiamo un Lasus, quello che si vede sempre nelle pubblicità, quello tutto colorato, ma adesso è spento perché non possiamo farvi vedere il progetto bellissimo, nuovissimo che stiamo facendo, e quindi è spento. Questa invece è la camera da letto mia e come vedete l'ho arredata molto minimalista, non mi piace che sia troppo piena, perché non ho voglia di spazi troppo angusti. Allora ho deciso di arredarla così con un futon. E comunque il riscaldamento è molto alto, quindi ho poche coperte. Non volevo sentirmi troppo chiuso, no? Sì, in effetti non la usiamo spesso, non abbiamo molto tempo nella nostra giornata. Invece questa è l'altra parte del bagno, come vedete si vede bene che è stata usata molto spesso. Per quanto riguarda invece questa zona, pensavamo di farci una specie di tavernetta, infatti qua stiamo preparando i preparativi per metterci il frigo e il resto della roba. Come vedete, comunque tutta la mobilia è stata comprata da Ikea, il problema è che il Kallax lì in fondo non riusciamo a montarlo, non abbiamo molto tempo, quindi è ancora tutto smontato come potete vedere. Sì, già, a noi piacciono un sacco i copertoni, mettiamo un po' ovunque, ci piace questa idea di rotondità, concetto. Poi vedete, abbiamo questa specie di orto botanico che facciamo entrare dalle finestre giusto per lasciare la natura libera di fare ciò che vuole. Attenti al gradino. La nostra zona riunioni, vedete, qua infatti c'è H, hai lasciato la cartella con i documenti qua, ti scordi sempre H, porca vacca, te lo dico ogni volta, non lo fai mai. E niente, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se avete altre domande su quanto noi spendiamo i soldi in cibo, oppure che cosa c'è dentro al mio garage abbandonato, tipo challenge, fatecele, perché noi rispondiamo sul serio, cioè non siamo quelle persone false che dicono scrivetemi e poi non rispondono. Niente, vado a prendermi una cocchina fresca in frigo e ci vediamo al prossimo video.